Bentornati amici di Spazio Gamers in questo nuovo video. So che non mi vedete da un bel po', nell'ultimo periodo, o meglio da quando sono diventato imprenditore, per un bar faccio molti meno video, anche perché ho molto meno tempo da dedicare al canale. Però non mollo, nel senso che nonostante tutte le difficoltà sono sempre qui a recensire le chicche, più chicche, solo ed esclusivamente per voi del canale. Ho un attimino messo in stand-by l'acquisto dei box di Magic, quindi se non avete visto l'unboxing di Throne of Eldraine è semplicemente perché al momento ho rimandato l'acquisto delle bustine. Diciamo che sto dando priorità ad altre spese in real dovute all'attività commerciale che ho aperto. E più che altro voglio anche capire se le persone con le quali abitualmente gioco si dedicheranno meno al Brawl, perché ho ufficialmente abbandonato lo standard per dedicarmi al Pioneer, un nuovo formato Eternal simil Modern che parte da Ravnica in poi. Quindi ho riesumato tutti i vecchi mazzi standard che avevo, li ho migliorati con alcune carte delle espansioni precedenti rispetto al, diciamo, alla rotazione standard in cui erano stati montati, e quindi adesso sto aspettando che partano i primi tornei per provare questo nuovo formato. Quindi per adesso il Drain è messo in stand-by proprio perché non so chi giocherà Brawl, dal momento che è l'unico formato che mi interessa del compatto standard. Lo standard vero e proprio, con quello che è successo tra il ban di Oko, i prezzi dei tier 1 che sono schizzati alle stelle, insomma non lo vedo più tanto redditizio giocando una volta a settimana, anche perché si tratta di andare a spendere 700-800 euro per un mazzo e poi magari fra 3 mesi con la nuova espansione vederlo, insomma, crollare a livello di prestazioni perché esce qualcosa di più forte sul quale dover investire nuovamente. Quindi per adesso Eldraine è stato messo in pausa. Altre cose, purtroppo c'è stato un problemino in famiglia, mio papà ha avuto un infarto. Mi sento di dirvi da questo punto di vista di non trascurare mai e poi mai le avvisaglie che possano darvi i vostri familiari, specialmente quando hanno una certa età, quindi magari hanno varcato la soglia dei 50-60 anni come mio padre. Niente, il consiglio che posso dare, se mai dovesse capitarvi un genitore, un parente che mi dice che ha dolori alla spalla o al petto, anche in forma lieve, correte al pronto soccorso, perché nel mio caso devo dire che papà è stato salvato veramente tipo in extremis. Insomma, una cosa abbastanza dura e difficile da digerire, anche perché è abbastanza fresca, è successo poche settimane fa. Se mia mamma non avesse avuto la prontezza di chiamare il 118 per un controllo, così a mettersi la coscienza a posto, perché non era tanto convinta di questo dolore che aveva da qualche giorno, possibilmente mio padre non avrebbe superato le 24 ore. Tant'è vero che è stato operato d'urgenza e gli è stato messo un bello stent nell'arteria coronaria. Fortunatamente è andato tutto per il verso migliore, quindi c'è da dire che ultimamente sono anche abbastanza stressato per questo. E quindi tra lavoro, tra salute dei familiari, tra cazzi e mazzi vari, il canale purtroppo continuerà ad andare avanti molto a rilento per adesso. Però insomma, mi tengo forte, quindi spero che voi non abbandoniate questo canale, continuate a supportarlo, a condividere magari i video. Se avete qualche idea, sempre fatemela sapere tramite la mail o i messaggi, appunto per poter proporre nuovi contenuti, perché tanto alla fine la domenica bene o male riesco sempre a gestire il tutto. E niente, quindi cerchiamo di mandarlo avanti e di non farlo morire dopo tutti i sacrifici fatti nei primi anni. Di cosa parliamo oggi? Chiusa la parentesi iniziale, che è già durata abbastanza, oggi parliamo dell'ultimo capolavoro di Yu Suzuka, ovvero il caro vecchio Shenmue, che finalmente, dopo 18 anni di attesa, giunge al terzo capitolo. Purtroppo non sarà il capitolo conclusivo della storia, perché il creatore della saga ha appena comunicato che intende fare almeno un altro o altri due giochi dopo di questo, sperando che non ci stia altri 18 anni per sfornarli. Tutto dipenderà dal successo che avrà questo terzo capitolo, che, visto insomma il flop che ha avuto un po' inizialmente i primi due capitoli della saga, visto che era un titolo molto di nicchia, ha richiesto un bel Kickstarter per partire,
e giungere appunto a conclusione. Quindi se le vendite del gioco andranno bene, come spero che sia, perché è un vero capolavoro, sicuramente vedremo molto più facilmente il quarto capitolo nel giro di pochi anni, non più di così tanto tempo. Se dovesse andare male, ahimè, potrebbe anche rischiare di morire questa saga, non lo so. Sta di fatto che comunque adesso lo studio, insomma, è stato messo su, il team di lavoro ha i mezzi, le risorse per poter continuare a lavorare. Vedremo un po' come si evolve questa situazione. Di cosa si tratta? Per chi non conoscesse Shenmue, è un po' il padre fondatore di quel genere di giochi alla Yakuza. Diciamo che il personaggio principale di questo gioco è un ragazzo, figlio di un maestro di arti marziali, che un bel giorno torna a casa e trova la mafia giapponese all'interno del dojo, e il padre che viene massacrato di botte da un losco individuo. Questo losco individuo cerca dal padre uno specchio del drago, se non ricordo male, quello che viene richiesto all'inizio del gioco, specchio che viene consegnato dal padre alla fine e che viene portato via dopo che il povero caro papà viene ucciso da questo mafiosazzo. Che succede? Che il ragazzo quindi, spinto dalla sete di vendetta, inizia a indagare sul perché quest'uomo volesse questo specchio e scopre che esiste un secondo specchio che viene recuperato sempre in casa del ragazzo dopo una serie di vicissitudini nel primo capitolo del gioco, se non ricordo male. E c'è attorno a questo specchio c'è una qualche leggenda che parla di un tesoro in una caverna in Cina, non ricordo ora molto bene i dettagli, ma so che vengono comunque primo e secondo capitolo riassunti in un video introduttivo del terzo. Io quello che vi consiglio è di giocare il primo e il secondo capitolo, perché sono due bei gioconi, e anche se non avete la prima Xbox o la Sega Dreamcast come l'avevo io ai tempi e come tuttora ce l'ho, nel momento che è stata la console dopo ho giocato questi due capitoli, i primi due capitoli, potete scaricare la versione remastered in HD da Steam, quindi credo che costi anche abbastanza poco. Quindi giocate i primi due e poi passate al terzo, godetevi, perché è un gioco veramente particolare in cui l'esplorazione, l'interazione con i veri personaggi anche a diverse ore del giorno fa la differenza. Quindi magari una determinata persona vi darà un appuntamento in un determinato luogo ad una certa ora e voi dovete essere bravi a far trascorrere il tempo per andare a parlare con quella persona, oppure conoscere i vari maestri di arti marziali disseminati qua e là per imparare le varie mosse che vi permetteranno di lottare contro gli avversari, quindi poi anche indagare sui vari misteri, i vari indizi che ci sono sulla scomparsa di questo mafioso giapponese che ha massacrato il padre. Ora io in questo momento non ricordo i nomi dei personaggi, quindi vi sto parlando in modo molto così vago, perché appunto non ho ancora ripreso il gioco in toto. Credo si chiama Landy il cattivo del gioco. E niente, quindi adesso che faremo? Andremo a vedere i primi minuti di gioco, vediamo un po' il video introduttivo con che modo riassume la storia, vedremo un po' insieme l'engine come si è evoluto dopo 18 anni, chiaramente ci sarà una bella differenza grafica, anche se ho visto dalle immagini che stilisticamente l'autore non si è voluto discostare molto dal design dei primi due giochi, e questa secondo me è una gran cosa che va apprezzata, piuttosto che il fotorealismo a tutti i costi. Direi subito di lanciare la sigla quindi e di andare a provare insieme Shenmue 3. Bene ragazzi, eccoci qui, questa è la schermata principale del gioco dove abbiamo appunto appena selezionato nuova partita. Io ho visto una sorta di video prima di iniziare la registrazione, video che parte in automatico se state nella prima schermata senza premere nulla, in cui si vede la ragazza, la misteriosa ragazza cinese che avete appena visto nella schermata di poco fa, che riassume quella che è la profezia dei due specchi e di questo ragazzo che viene dall'Occidente.
insomma, per far sì che questa profezia abbia luogo. Ora, io non ricordo benissimo la storia, sono passati secoli, però come vi dicevo nell'intro del video, mettiamo modalità facile storia. Come dicevo nell'intro del video, diciamo che il succo del gioco è quello di vendicare il padre e capire un po' questo tesoro nascosto. Ecco, questo è quello che succedeva alla fine di Shenmue 2. Ecco, ricordo che c'era questa spada, la spada delle sette stelle, che era una sorta di chiave. Io non ricordo se lo specchio del drago viene recuperato durante i primi due giochi, o comunque nel secondo, oppure no. Comunque, ora loro qua piazzano gli specchi. Questo è quello della Fenice, credo, sì. Scusate, ma io ho un po' di tosse. Certo, rivedere questa scena con grafica next gen fa anche un certo effetto, perché su Dreamcast non era per niente così. Parliamo di un motore grafico di 18 anni fa, avevo 15 anni, ne ho 33. Fate un po' voi quanto tempo è passato. La cosa che mi piace molto è che stilisticamente, nonostante l'evoluzione tecnologica, i personaggi sono rimasti quelli. Ecco, questi sono gli specchi in gigante. Il drago e la fenice. La cosa particolare è che lui nel primo Shenmue se la sognava lei senza conoscerla. Quindi c'è anche un non so che di mistico nella trama di questo gioco. Non si capisce perché, ma lei è legata a tutta questa profezia. Vediamo un po'. Questo era un po' una sorta di sunto di quello che era successo alla fine del 2, anche se mi ricordo che c'era una scena con la spada che veniva in qualche modo usata all'interno di questa caverna. Bene. Senfa. Io,
そうか。今までにこんなことは？こんなこと？ああ、お父さんが急にどこかへ行くとか。ううん、なかった。そうか。洞窟にあったあの手紙だけど。あれは父の字、間違いない。そうか。あの手紙からは何かわからないのか？シェンファ？わからない。今は手紙のことよりも早く父を見つけないと。そうだな。Tempesta più ardente, giacca militare, indumenti, vesti marziali, nero, dottore, calcio fiammante, nata dalla panchina, gettone, biglietto, biglietto, hai ottenuto gli oggetti elencati qui sopra, ok, grazie. Bene, vediamo un po'. Allora, i comandi c'è, analogico destro, io sto giocando sempre col solito joypad compatibile simile PlayStation. Ok, con R2 si corre tenendolo premuto. Ecco che parte un altro video. Gli analogici si giocano, si usano tutti e due. Diciamo che i comandi sono un po' cambiati rispetto ai primi due capitoli della saga, va? シェンファ、こちらは？この人はリョウ。川で溺れた私を助けてくれた。うん、うん。何かあったの？おととい、ゴロツキどもがやってきたんだ。ゴロツキ？ああ、この辺りでは見かけない連中だった。とにかく、村に行ってみよう。シェンファ、どうしたの？村にはいつも門番がいるのか？ううん、八花村はとても平和なところ。門番なんて必要ない。そうなのか。でもゴロツキが来たって言ってたな。そんな人たちはこの近くにはいない。きっとよそ者。少し気になるな。リョウも？ああ、私も少し悪い予感がする。村がいつもと違う感じ。そうか。早くみんなの話を聞いてみよう。ああ、ずいぶん古い橋だったな。うん、あれは花橋。花橋？そう、一本手軽でジャンプ。昔から八花荘にある。あそこが村の入り口なのか？うん、この先にみんなの家がある。そこで聞けば。 Ok, quindi praticamente dobbiamo investigare, come abbiamo sempre fatto nei capitoli precedenti, su vari personaggi, insomma, che hanno a che fare con la trama. Allora, se io premo questo tasto si apre il diario, dove praticamente c'è sempre un riassunto di quello che sta succedendo, no? Qui abbiamo la mappa, i numeri di telefono delle persone a cui possiamo telefonare. Insomma, un po' un riassunto di quello che è successo, no? Ok. Andiamo alla piazza del villaggio. Comunque, la grafica è veramente ben fatta. Devo dire che il gioco merita. Piazza del villaggio, 8:36. Come vedete ci sono giorni. Il gioco è ambientato nel 1987, per chi non lo sapesse. Ci sono i giorni e gli orari delle varie, dei vari momenti della giornata. Ovviamente in base all'orario le ambientazioni possono cambiare totalmente. Otto-san no tegakari wa
Quindi adesso inizio del gioco, dobbiamo cercare il padre e capire chi sono questi teppisti. Secondo me sono gli scagnozzi di Landi che sono andati lì in cerca di della spada, probabilmente, visto che l'aveva il padre. Comunque, parliamo con le varie persone, perché è quello che faremo principalmente all'interno del gioco. Modesto il tizio. Ok, questo impara. ちょっといいかな。何の用だ?エンさんって人を見なかったか?いや、俺は見てない。 Ok, questo ci ha dato un indizio dicendoci che è andato in questa casa. La signora? 誰かいませんか? No, non c'è nessuno in casa. Parliamo con la signora che qui è l'unica superstita. La signora non si spaventi. Non la voglio abbordare, signora. Voglio solo sapere il signor Yuan. Vabbè. Vediamo se girando attorno alla casa. Ok, non mi fa andare da questa parte. Qui cosa c'è? Che è sta roba? Non si capisce. Scusate. 何かしら?エンさんを見ませんでしたか?たまにお隣の周さんを訪ねてくるけど、周さんは今お仕事でいないはずよ。周さんの娘の凛ちゃんに聞いてわかるかどうか。そうですか。 Allora, la figlia Lin. Chi cazzo è Lin? お兄ちゃん、誰?ちょっといいかな?エンさんを見なかったか?知らないよ。そんなことより僕、憲法のことで頭がいっぱい。 Mi sembra giusto la tua età. Devi spaccare culi. Questa bambina mi sembra simpatica. Non è lei. Vabbè. Parliamo con questa. Vabbè. Parliamo qua con l'amico nostro. Partita a colpo di fortuna. Vediamo un po'. No, non voglio giocare io però, voglio trovare il signor Yuan. Vediamo dove possiamo andare. Questo tizio qua che fuma. Scusate. Oh, Onii-chan! 一勝負どうだい? ちょっといいですか?
一勝負するなら10元、しねえなら話は終わりだ。Beh, come vedete, il gioco richiede una certa pazienza, perché sarà tutto così, cioè nel senso, il bello di Shenmue è proprio andarsene a zonzo, a parlare con la gente e investigare sui vari misteri del gioco, sostanzialmente. Vediamo, qua c'è una signora che sta cucinando. Ano, dove dai, omae-san? Minai kao da ne. 聞きたいことが、エンさんを見ませんでしたか？悪いけど後にしてくれないかい？こんなところで立ち話は迷惑だよ。Ecco. La signora sta cucinando, quindi sostanzialmente. Dobbiamo fare in modo. エンさんのことで。忙しいんだよ。今支度中だからさ。失礼しました。Dobbiamo parlare con la zia. ちょっと聞きたいんだ。エンさんを探してるんだ。オキバル。たまにあの家に来る。聞くならそこで聞け。ありがとう。あ、parla proprio con lui. Dunque, vediamo se riusciamo.Vorrei provare a cambiare orario. Vediamo così. Kikitai koto ga. En san wo mimasen deshita ka? Wakazo, onushi wa doko kara nagarete kita n ja? Eh?リコはいつも面白いものを流してきよる。次はどんな面白いものが流れてくるかの。Che ti può vedere che ho parlato 3 ore con le persone sbagliate? Nonnina cieca che prende ammazzate il tavolino. Per caso sa dove è il signor Yuan? Questa è proprio orba e cieca pure.Cioè cieca e sorda. Ah no. Attento che ti do una mazzata in testa. Dice meglio andare via che questa mena. E quindi? Bella questa cosa. Motto, この辺りの人に話を聞く。Allora, da qua non posso andare via.
あの、エンさんを探してるんです。次はどんな思い、はあ、vabbè, questo non si capisce che cosa. Allora da qua. Vediamo, vediamo dove possiamo andare. Ok, è partito un altro video. ちょっといいかな? Nani? 上手だな. シェファも上手だねって褒めてくれるよ. シェファを知ってるのか? シェファはお友達なんだ. お兄ちゃんも? ああ、そうだな。 ちょっと聞きたいんだけど、 エンさんを知ってるか? ない。石堀市のエンさんなんだけど。リンのお父さんも石堀だよ。え?ロール。お父さんも石堀市なのか? Sei la figlia del signor Yuan? 会えるかな? Torna a casa alle 7 di sera, va bene. Soka, arigato. E adesso dobbiamo trovare il modo di arrivare alle 7 di sera per parlare col papà. Ecco. Ok. A casa di Rin. Ci siamo spostati alle 7:15. Subimasen. Sumimasen. Lo sapevo. Dare da? Scusi, hanashi o kikasete moraemasen ka? Hanashi? Ah, onii-chan! Shirioi ko? Otomodachi da yo. Nan no hanashi da ne? En-san no sugata ga mienai desu. Nani ka shitte ることがあったら? これは? 見慣れぬゴロツキたちが現れて部屋を荒らしていった。ゴロツキ?一体どうしてそんなことを?わからない。あいつらにお前は石掘りかと聞かれて、そうだと答えたらいきなりだ。石掘り。何か。Non è che sia proprio una reggia casa tua, però. そいつらはどんな?この近くでは見ない顔だった。C'avevano l'aspetto di mafiosi, sicuro. 一人はスキンヘッドで頭に入れ墨をしていた。もしや、エンさんのところにも奴らは来たのか?わかりません。エンさんが石切り場から急にいなくなったんです。なんだって?もしかすると、ゴロツキと関係があるのかもしれない。わかりました。シェンファーに伝えます。Ebbene. Kuraku natte kita na. Shenfa no ie ni kaeru ka. Come si fa ad andare a casa di Shenhua? Vediamo se si può in qualche modo. A casa di Shenhua, sempre con la Y. Ma diciamo che è un po' cambiato il meccanismo degli spostamenti temporali. Ryo, nani ka wakatta?
Sì, lo scopetto del papà è sparito. Ma da nani mo. So. Da ga hiroba no Shu to iu hito no ie ga Gorotsuki ni osowareta sou da. Shu, Rin no ie ga chichi mo sono Gorotsuki ni? Iya, sore wa wakaranai. Ryo, ashita wa watashi mo issho ni iku. E? Yappari Gorotsuki no koto ga kininaru. Motto kuwashii hanashi o kikitai. Sou ka. Yoshi, sou shio. Un. Bene, mediamente il gioco, ragazzi, è questo. Cioè, non si andranno a fare cose troppo particolari. È un po' un punto e click, diciamo 3D, va, perché comunque sia dovete investigare, godervi le miriadi di scene animate che ci sono, un po' la storia, e poi ogni tanto ritrovarvi a fare dei minigiochi che possono essere delle scene di interazione, di combattimento, in cui vi dovete trovare a premere all'improvviso dei tasti per rispondere agli attacchi degli avversari, o fare dei veri e propri combattimenti corpo a corpo, cosa che mi sa che ancora è presto. Beh, si mette pure le scarpette. Ryo, dou shita, Senfa? Rin no ie ni kita Gorotsuki no koto. Ah. Ok, direi che questo video sta già durando parecchio. Nanika kankei ga aru no kamo shirenai. Ashita wa watashi mo Ryo to issho ni mura no hito no hanashi o kiki ni iku. Ah. Jibun de tashikametai. Senfa. Nani, Ryo? Otousan wa nanika itte nakatta no ka? Saigo ni ie o deru toki ni. Nani mo. Itsumo to kawaranai. Sou ka. Tada. 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 Doukutsu ni mukau chichi ga nandou mo furikaette watashi o miteita no o oboeteru. Sou datta no ka. Moshika suruto mou kaerenai koto o wakatte ita no kamoshirenai. Senfa. Nani, Ryo? あの洞窟のことだけど、私もあの洞窟に初めて入ったの。父があんなものを掘っていたなんて知らなかった。そうなのか。あの鳳凰と竜、俺の持っている鏡と同じだった。あ、し、そのこりでいいスパッキ。それに父の手紙、竜がその鏡を持ってここへ来ることを父はまるで知っていたよう。そうだな。でもなぜだ。それは父に聞かなければわからない。そうか。Quindi? シェンファ。Altre domande? 明日は俺と村へ行くんだな。ええ。一緒に父を探そう。Va bene. Verrai con me al villaggio. Vediamo se possiamo dormire.Salva. Ok. E dormi. Quindi andando a letto salviamo praticamente. E passiamo da una giornata all'altra. Come nei vecchi Shenmue alla fine. Nulla di diverso. Giorno successivo, 7 del mattino. Quindi adesso dobbiamo continuare a investigare il villaggio. Che si stiracchia. Comunque la cosa positiva è che salva in automatico molto spesso. Ora dobbiamo chiedere agli abitanti del villaggio informazioni sui teppisti. Questa è la stanza della ragazza. Dove cazzo si esce? Buongiorno. おはよう、リョウ。おはよう。よく眠れた？ああ。
なあ。何、リョウ。出かける支度をしないと。ああ。話なら、村へ行く途中でね。Da dove si esce? Da qua. E si va al villaggio. Ah no, il villaggio è dall'altro lato. Che cazzo mi fa uscire da qua allora? Ma va. Ok, adesso si apre la porta. Comunque, ambientazione pazzesca, mi piace tantissimo. È una vera opera d'arte sto gioco. È anche piacevole. Lo stesso creatore ha suggerito di goderselo senza correre troppo, senza avere fretta. Anche perché il gioco è pure disseminato di tanti minigiochi con cui potete guadagnare soldi e passare il tempo. Potete anche addirittura lavorare per guadagnare soldi, quindi... こうやって歩いてみると、センファーの家はずいぶん村から離れてるんだな。ああ、そうね。何か理由が？石切り場。石切り場？そう。あそこは特別な場所。私も入ってはいけない。そうか。特別な石切り場を守るために、あそこに家が。きっと、そうだと思う。父は何も教えてはくれなかったけど。そうか。Io voglio entrare in quella cava e scoprire che cacchio c'è dentro. あの石切り場の竜と鳳凰は一体何のために？わからない。でもあれはシェンファのお父さんが。Sono 18 anni che sto cercando di entrare in quella cava. でも父一人じゃないと思う。一人じゃない？どういうことだ？多分。何代も前から続いてきた仕事。何代も？じゃあシェンファのおじいさんとかも。うん、そのもっと前も。シェンファは昔の話を聞いたことがあるのか？うんうん、何も。私が大人になったら話すと父は言っていたけど。じゃああの石切り場が昔からあるのをどうして知っていたんだ？この村の人はみんなそうだから。みんな？うん。石堀氏は何代も前から石堀氏。漁師もそう。畑を耕す人も、牛を育てる人も、どれも何代も前からずっと続いている。そうなのか。C'è un villaggio di trogloditi che si evolve di generazione in generazione. Fantastico.Comunque anche il comparto musicale è una vera opera d'arte, cioè nulla a che invidiare coi vecchi capitoli di Shenmue. E niente, qui c'è il villaggio, io comunque direi di porre fine a questo video che già è durato fin troppo. Spero che la panoramica vi sia piaciuta di Shenmue. E, se siete amanti del genere, comunque... Se vi incuriosisce, recuperate i primi due capitoli prima di fiondarvi sul terzo, sono fondamentali. この村に古くからある道場。武甲館。昔はここへ入門するために。Ecco qua penso che si impareranno le mosse. 剣法家が集まってきた。でも今は訪れる人もいない。そうなのか。亮、時間があったら。ここで練習するという。Esatto, qua praticamente ci verremo ad allenare per imparare a lottare. 今は剣法を志す人すべてに門戸が開かれている。うん？新たな修行者かの。え？うん、日本人か。はい。ここは武甲館。何百年もの間。多くの剣法家が修行を積んできた。È bella tutti in giallo, carino. 西の道場じゃ。何百年も。もし進む道を迷った時には、ここで修行を積み、技を磨くがよかろう。ここで修行ができるんですか？うん。
修行ばかりではない。修行の成果を試合で試すこともできる。やります。試合か、よかろう。ではまずベニトラが相手じゃ。ティグレロッサ、ここでは最下級の武装じゃが侮れんぞ。Ok, facciamo vedere. Questo è un esempio di combattimento. Tigre rossa. Ti ho macinato. Certo, cade un poco a cazzo di cane, però. Ok, è morto Tigre Rosso. Bukoukan ni nyūmon suru ka? Hai, onegai shimasu. Comunque, ovviamente con i quattro tasti del joypad A, B, Y, insomma, macinate colpi. まずは最も下の段位からじゃ。段位？うん。上位の者と試合を行って勝てばその段位に昇格するのじゃ。訓風を積み、日々怠ることなく修行に励みなさい。E noi lo faremo. Alleneremo il nostro Kung Fu. Comunque, adesso dovremmo in teoria continuare ad andare verso il villaggio. Ma io direi che ci fermiamo qui, perché il video è già durato abbastanza. Credo che abbiamo superato i 30 minuti. Quindi ragazzi, che dire, questo gioco è un vero capolavoro. È una vera piccola grande opera d'arte. 18 anni per vederlo nascere. Devo dire che l'attesa, per me che sono un appassionato della saga, ne è valsa la pena. Sicuramente lo giocherò. Vedremo se riusciamo a portarlo magari qualche ora la sera in streaming su Twitch. Niente, che dirvi. Se non avete giocato i primi due capitoli, recuperateli e poi fiondatevi su questo. È una storia molto avvincente, una storia molto coinvolgente, intrisa di misteri, che vale la pena assaporare. Quindi per me è promosso a pieni voti questo capitolo, questo terzo capitolo di Shenmue. Speriamo esca presto anche il quarto, il quinto, insomma quelli che porteranno a termine la storia di questa saga. Ragazzi, grazie per aver seguito il video, scrivetemi sotto i vostri commenti sul gioco, le vostre impressioni. Capisco che è molto lento perché comunque c'è molto da parlare in giro, c'è molto da esplorare piuttosto che da menare avversari. Va, la parte proprio più insignificante, quella dei combattimenti, rispetto alla parte esplorativa. Però è un gioco che veramente merita tanto e ve lo consiglio. Iscrivetevi al canale se non siete iscritti, lasciate un like e niente, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!